Ci siamo? Pronto? Perfetto. Secondo episodio di Un'estate al Mame, questa volta gioco tridimensionale, voi già vedete delle strisce colorate, io adesso lo attivo. Siamo precisamente nel 98, perché questa è una versione avanzata, e siamo con Dead or Alive, questa volta gioco tridimensionale. La versione Plus Plus non è altro che sempre una versione arcade, però con i contenuti aggiuntivi della versione PlayStation che io giocavo da piccolo. Quindi senza indugio vi faccio vedere. Oh, questo episodio dura relativamente poco perché oggi ho fatto le prove, lo si finisce in una decina di minuti, però speriamo che con le spiegazioni e tutto arriviamo. C'è qualche intro speciale? No, partiva così, già 10 crediti, non so perché. E questo è un picchiaduro a sistema di tre bottoni, molto simile a Virtua Fighter, ma un po' diverso. Adesso noi andiamo a vedere. Startiamo. Abbasso un po' dal desktop. Ok, tanto noi facciamo tournament. E la novità è che c'è anche il tag match. Come nella versione PlayStation ci sono già tutti i costumi sbloccati. In verità io ce l'avevo, ce n'erano molti di più. Vabbè, noi prendiamo Kazumi, che è poi anche una delle mie prime crush videoludiche. Questa è la versione Japan perché appunto non si capisce niente. E andiamo a vedere. Tre tasti, quindi pugno, calcio e contromossa, che è diventata poi tipica, che se fatta al momento giusto, tipo non adesso, può contromassare. Mentre nei capitoli più avanzati si è passato ai quattro tasti, cioè quello per 360 che era il 4. E la presa era un tasto a parte. E la parata qua è con indietro, però in quelli nuovi la parata e contromossa sono nello stesso tasto, quindi se tu la premi normalmente è parata, con una direzione diventa contromossa. E la parata a parte, poi pugno e calcio. Invece questo è proprio come Virtua Fighter, cioè nel senso tre tasti. Infatti è stato al tempo un po' criticato, perché dice era molto simile, poi comunque negli ultimi capitoli i personaggi di Virtua Fighter, eccolo, sono stati aggiunti come guest characters. Meglio che perdo perché altrimenti dura veramente poco. Intanto aggiorno se c'è qua. Ok, c'era qualche commento nella chat. Ok, sistema un attimino, perfetto. Invece qua li possiamo fare la presa con lo stesso tasto, estordire l'avversario. E sì, era molto simile a Virtua Fighter, però questo aggiungeva una cosa molto particolare, ovvero la fisica del seno, come potete ben vedere adesso, che non è cosa da poco, stavo pensando, questa è un'evoluzione, è stata una scoperta notevole. Perché comunque se ci fate caso nei giochi di adesso, comunque più un personaggio è animato, più cose si muovono, più lo rendono realistico. Il rigging del personaggio, ovvero lo scheletro che tu vai a mettere nel modello poligonale, più è ricco, diciamo, più rende il gioco realistico. Per esempio, ecco, adesso non sto facendo neanche delle mosse particolari. Ecco, basse che è il grapple. Per esempio, sull'ultimo Street Fighter 6 ho visto un video che è strepitoso, che i muscoli si contraggono durante le mosse, tipo il bicipite di Ryu quando fa una certa mossa, oppure il gluteo di Chun-Li quando sferra i calci. È una cosa incredibile, sembra, dà molto più realismo. Però qua siamo su Tecmo Koei, che sono molto, diciamo, sessualizzati, come voleva il buon Tomonobu Itadaki. Cosa succede allo stun? Così, ok. Che tra l'altro il protagonista non doveva essere Hayabusa, che è di Ninja Gaiden, ma doveva essere un personaggio, non so, che si chiamava Kurasu, una cosa del genere. Poi alla fine hanno deciso di mettere il protagonista di Ninja Gaiden, Ryu Hayabusa, famosissimo. Poi vi farò vedere in una Legacy tutta la serie, che è una delle mie preferite, visto che è uscita la remaster. Quindi io volevo fare, ecco, questo giù, no, niente, l'ho provata prima, giù calcio quando lo prendo. Poi io facevo questa, che la stannavi e poi facevi i pugni, ok. E sì, le musiche sono fatte
da un compositore o compositrice, Makoto Ozoi, che praticamente ha fatto tutte cose della Tecmo Koei. Ho visto cos'altro aveva fatto, i Dead or Alive se li è sparati tutti. Poi magari anche come audio design, così ha fatto quel gioco anche Deception, quello che devi mettere le trappole, sempre molto, anche lì è abbastanza sessualizzato. No, non ho fatto la Counter Presa. Gli stage sono come i primi Tekken, comunque con un fondale pre-renderizzato e poi una piana infinita, che poi non è poi così infinita perché, ecco, oltre il ring ci sono queste, diciamo, questo pavimento esplosivo. Ok, invece la capriola. Ah, la capriola era così. Ah, io la posso colpire. Oh, attenzione. Meglio, meglio, almeno dura un po' di più. Prima l'ho fatto oggi senza mai morire, quasi. Let's go, let's go. Mettiamo un creditino per sicurezza. Eccola. Non lo fa anche basso. Counter con Bold. Oh, no, bestiale. Cos'è, una mezza pizza, non lo so. Sì, oggi picchiaduro perché almeno per variare un po', perché i picchiaduro sono difficili da portare, perché in metti caso sono difficili, stiamo qui veramente più di 40 minuti canonici. Ah, il calcio. Oh, vedi, contromossa. Ci sono degli scambi molto fluidi, cioè il gioco alla fine è easy to play ma hard to master, sinceramente, perché anche se utilizza tre tasti e anche un neofita ci può giocare, perché lì c'ho la contromossa in un bottone e i pugni e i calci quasi praticamente quasi da spammare, no, però ovviamente se spammati con una certa coerenza si possono vedere degli incontri anche carini anche al basso livello. Però cosa succede? Che le mosse sono super complicate, quelle più avanzate. E il gioco in verità è molto profondo. Lei Feng, Lei Fanga. Perché non è artiglio, ma è il nome. Ok, quindi si possono fare le juggle. Contromosse. Ah, pensavo di averla cavolteata invece. Oh, spallata. Di fisica molto avanzata. Vai, let's go. Giù calcio? No, ma poi com'era? Counter e due calci, così va dentro. Ok. Spero si veda tutto bene, che l'audio l'ho abbassato, la mia voce è così. Comunque Kazumi mi piaceva un sacco da piccolo, perché anche con la treccia e il costume la utilizzavo sempre, anche se negli ultimi mi piace più Momiji, sempre di Ninja Gaiden. Però non ci ho giocato molto questi ultimi, in verità. Comunque il livello di difficoltà è molto semplice, così almeno posso anche spiegare le curiosità. Quindi diciamo, caratteristiche differenti da Virtua Fighter è che era un po' più semplice e che era sessualizzato e che aveva la contromossa in un tasto che l'ha fatto diventare una cosa tipica. Cioè un classico, questo è il classico livello della raffineria che mi piace sempre perché sembra una che c'è una città qua vicino. Oh, contromossa, perfetto, stun. Oh, bellissimo, oh, bello scambio. Ho fatto un counter hold, così sono passato dietro. Nice. Comunque belli, bei modelli, nonostante fosse grafica, comunque, vabbè. Sempre arcade, però anche la versione PlayStation 1 si difendeva bene, non è che c'erano già le differenze, anzi, in questa generazione, se posso dirlo, le versioni da casa, casalinga, erano molto migliori, cioè c'era più roba, poi alla fine non erano così differenti, mentre una volta, come
come vedi per Final Fight. Final Fight Arcade era bellissimo, quello per SNES si poteva giocare da soli solamente, e gli sprite erano un po' peggiori. Final 7. E invece anche tipo, mi ricordo anche un Tekken. Oh no, questo mi ha blastato. Vediamo se riesco a fare il numero, niente. Cosa volevo dire? Tipo, mi ricordo una recensione di Tekken che diceva: provata la versione da casa, era eccezionale. Uno magari non se l'aspettava, essendo abituato ai picchiaduro anche Street Fighter 2. La versione da casa non è che sia eccellente. Io ce l'avevo per Mega Drive, c'avevo la Champion Edition per Mega Drive, cioè mio fratello ce l'aveva, poi ci giocavo anch'io chiaramente. Ok. No. No. Hai detto Jet Kundoista. Perfetto. Giù, giù. No, ma cos'è? Non mi ricordo mai. È vero che prima ho fatto le prove e mi sembrava... Non mi ricordo che tasto devi premere. Oh. Vabbè. Cioè, alla fine i doppi calci sono quelli che si prendono maggiormente. Comunque, prima ho fatto vedere degli scambi per dare un po' l'idea di com'era il gameplay. Poi, ovviamente, portare un picchiaduro è sempre complesso, perché studiarlo da zero solo per farlo vedere, adesso uno non è che ha studiato tutto il picchiaduro, eh. Ecco, vedi, porca miseria. Sempre al final round mi becco. Provo a fare un recuperone. Niente. Yeah. Anche animazioni anche molto belle. Almeno qua muovono la bocca. Anche su Soul Calibur, sul primo Soul Blade, muovevano la bocca. Oh, ma che era imparata, fischia. Oh, allora la presa era pugno più counter, giusto? Perché ancora qua non c'era la presa separata. Ma sempre questa. Ah, lei è dello stile Mugen Tenshin, ovviamente. Allora, questo toglie una sbaccola, il calcione. Non mi posso spostare sul piano? Dire, questo è interessante da sapere. Non c'è il movimento libero. Sì, forse con doppio tocco. Vediamo. Vabbè, adesso non è il caso. No, counter su counter. Va bene, dai, 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 let's go. Facciamo sto Jan Li che mi ha già mai rotto. No, perché se uno parla, le prove sono molto diverse, perché se te devi anche spiegare non è facile. Poi c'erano tipo delle pseudo juggle come su Tekken, no? Che tu, sollevando l'avversario, stannandolo, puoi fare entrare una combo gratuita. C'è un palleggiamento, appunto, dal nome juggle. Oh. Perfetto. Dai, giù, ah, giù pugno sicuramente. Allora. No, 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 il pavimento esplosivo. E giù pugno? No, oh, me la ricordo in che video. Tova. Beh, che altro dire? Sì, questa è la versione Plus Plus, abbiamo detto che è presa dalla versione PlayStation, uscita 2 anni dopo per arcade. È solo giapponese, mi sa, perché comunque c'è solo questa ROM qui. Mi pare di aver letto, sì sì. Intanto Genfu mi ricorda che stasera ho l'esame di Kung Fu, quindi dopo questa live mi devo andare a preparare. Vabbè, stasera però. Quindi oggi ho scelto un picchiaduro apposta per rimanere in tema. Ok. Era basso. Ci sono i counter bassi, mi pare di sì. Oh, devastato, eh.
Ancora stavo cadendo dall'animazione prima. Questa è una cosa che succede nei giochi 3D. Facciamo due crediti sulla fiducia. Sulla sfiducia, anzi. Perfetto, bam. Che se lo butti nel pavimento esplosivo, come ultimo colpo fa rimbalzone. Poi me l'ho visto qualche mossa, ma non chi se le ricorda. Cioè, nel senso, poi su competitivo non è che ci abbia mai giocato. Cioè... No. Dai, 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 come on, come on. Final 7. No, si è abbassato. Perché a volte sembra che non mi prendo i tasti. No. Vai, 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 facciamolo. Ah, ok, no, perché va premuto correttamente. Perché giustamente, se tu... è come un sasso carte forbice, mi ricordo, perché se tu fai la contromossa al momento sbagliato, non lui te la può giustamente counterare con la presa. Perfect. Che caldo, io mi vesto solo per fare la live, se no stavo tanto bene in mutande. Infatti la prossima volta sotto non mi metto niente. Cioè, oh bello questo. Me lo ricordo dal 4. Dicevo, il 4 come special guest c'era uno Spartan di Halo femminile, giustamente. Era molto figo il 4 perché era esclusiva Microsoft. Poi dopo dal 5 è tornato multi. Oh, siamo già alle semifinal. Infatti vedi 10 minuti è durato. Alla fine anche se abbiamo perso di più. Siamo davanti all'infinito. Tutte e due che facciamo il count. No. Stai attento. Perfetto, sapevo che il doppio calcio non mi avrebbe tradito. Ah. Sì, comunque con questa rubrica spazieremo molto, perché adesso io ho voluto fare della live perché ce l'avevo lì, l'ho provato stamattina, se no... ero indeciso tra Sunset Riders, che lo vedremo forse domani, oppure Top Hunter del Neo Geo, bellissimo, Rod e Toddy... Rod... no, Catch e Roddy, no, Rod e Toddy è un'altra cosa. No, Rod e Catch, come si chiamano? Bellissimo. Dai. Guarda che juggle da 7 mi ha fatto. No, questo è inutile. Cioè, ho fatto... oh, bellissimo. Vediamo il replay, poi uccisa così. Cioè uccisa, sconfitta. Perché Ayane era quella che era scappata, o no, era Kasumi che era scappata e Ayane l'hanno mandata per riprenderla. Poi c'è Raido che è il boss finale. Stanno confondendo con Raido. Oh, lui era forte, mi ricordo, ci ho messo un po', però alla fine si batte, non è che... un po' concentrare. Però della lore non mi ricordo praticamente niente, tipo chi è questo. Infatti mi devo preparare un po' di più, però alla fine se vai a vedere la lore di tutti e due è bella lunga. Ok, questo è il mio preferito perché il calcio verticale così poteva, lo stannava per un momento e poteva inserirci una combo. Yeah.
questo. No. No. Oh, tutta la vita immaginavo che non poteva essere così semplice. Due crediti sulla fiducia. Ah. Ma quanto toglie? Se fa queste toglie veramente una sbattere. Perfetto, calcio basso e pavimento esplosivo. Oh, partitone. Oh. Oh, attenzione col counter. Poi, come ho visto prima, grande lore da seguire, se per chi sa il giapponese, perché è giappofilo. E questa sì, è una breve live di oggi e con Dead or Alive Plus Plus. È già finito purtroppo, quasi che avevo pensato di farne due arcade, però alla fine è così. L'importante è che c'è stato questo long play, abbiamo visto diverse cose di Ryu Hayabusa. E adesso fa vedere proprio come li ho sconfitti, proprio con le stesse animazioni di prima. Quindi Tomodobu Itadaki di Tecmo Koei, creatore sia di Dead or Alive che di Ninja Gaiden. Poi adesso cos'è che ha fatto? Ha fatto dei giochi però un po' scarsi, tipo Devil Third, che io ci speravo un sacco. E poi Dead or Alive comunque è diventato famoso per le loro, come c'era scritto in una recensione, bambole da combattimento. Comunque molto figo, a me è sempre piaciuto appunto per la sua semplicità. E i personaggi sono sì stereotipati come era d'obbligo al tempo. Ecco, Chief Director Tomonobu Itadaki, Tom puntando Itadaki. Qua vediamo le ultime scene, esatto. Ah, posso inserire il nome, giustamente. Ah, bellissimo questo. Si può scrivere il nome completo, ma io vado col classico Dan. Ma come? Ah, oggi sono arrivato primo, oggi terzo perché ci ho messo un po' di più. L'ho finito in 9 minuti e qualcosa, allora. Qua metto pausa perché sennò parte qualcosa e niente. Detto questo vi saluto, grazie per essere stati qui, per chi c'è, per chi ci sarà su YouTube. Trovate sempre tutti i link nel profilo Twitch, quindi potete vedere lì direttamente i video in differita quando volete, tanto lo carico adesso, lo metto subito a caricare, per stasera è pronto, lo potete già rivedere, mentre io sarò a fare l'esame di Kung Fu appunto. E boh, dai, ci vediamo domani e vediamo di selezionare un bel giochillo così per variare. Boh, grazie di tutto e prima di fare un casino devo fare prima questo e terminare lo streaming. Perché se no, questa cosa è interessante, il MAME è un casino, si impalla sempre se tu lo attivi dopo aver attivato Streamlab, questo per chi volesse. Ok, boh, ci vediamo.